Iniziamo la visita del casale, del casaletto, partendo dalla strada di accesso, che è una strada che non è frequentata. Ecco, la riprendiamo da qui ed entriamo dentro nel piano inferiore. Ora, si tratta di circa 80 metri quadrati, ha detto il proprietario, potrebbero starci tutti, e vediamo che il solaio è nuovo e qui c'è questa grotta in tufo che adesso andiamo a esplorare. Non si vede, ma scendendo lungo questa discesa c'è uno spazio che saranno un'altra trentina di metri, che si vede meglio nelle fotografie fatte con il flash. Ritorniamo. Sopra. Ecco. E andiamo a visitare la parte superiore. L'accesso carrabile. Signora, per l'accesso carrabile poi ci fa vedere in macchina, sì, come si passa. Bene. Adesso passiamo attraverso l'accesso pedonale per poi fare successivamente il passaggio nell'accesso carrabile. Ecco, diamo uno sguardo al contorno, qui c'è una bella villa di fronte e facciamo questa, passiamo attraverso questo passo pedonale . Dunque, questo oliveto che stiamo attraversando non è di proprietà. La proprietà corre lungo questo filare di uva. Che uva è? Che uva è? Sentiamo il proprietario. Il filare di che uva è? Aleatico San Giovese e Montepulciano. Ecco il proprietario. E cannaiolo. E 6 piante d'olive. E ci sono 6 piante d'olive. Ecco, questo è, diciamo, l'unico locale attualmente abitabile. Questa è la finestra con la sua vista. Il lago che distanza è? È 4 km. A 4 km c'è il lago di? Di Alviano. Alviano? Sì. Lago d'Alviano. Allora adesso qui c'è un altro locale? Sì, è un che attualmente è un ripostiglio? Un ripostiglio. E di quanti metri sono? È sempre 6 metri però. Sarà 6 per 3. Ecco. Bene. Naturalmente qui il tetto non. No, qui è la miera. È la miera, quindi. Oh, adesso corriamo lungo il terreno che è di proprietà, è questa striscia di terra che sarà lunga quanto? 4 metri? È lunga 50 e larga 9. 9 metri, quindi profonda 9 metri? Di larghezza 9 metri. 9 di larghezza e 50, quindi è facile. Ecco, qui c'è questa vigna che è a un lato e all'altro della striscia di giardino. Proseguiamo lungo questi 50 metri
Ecco, da qui si vede l'intera striscia. Questa unità qui, ha detto il proprietario, è accatastata, poi lo vediamo, ed è quindi un'altra cubatura che può essere sfruttata. E questo è l'altro lato della striscia di giardino, che è anche delimitato da un filare di uva. Guardo ancora tutto intorno al panorama, all'uliveto. Questa è, diciamo, la baracchietta che è accatastata. Questo è il confine che abbiamo già visto. Lì in fondo ci sono le montagne. Lo inquadriamo adesso. Guardando il casaletto, ecco, facciamo una passeggiata a piedi, perché è pochissimo, per individuare l'accesso ferrabile. Ecco. Eccola la strada. Questa è la strada, adesso ci abbiamo il sole contro, passa lungo questo oliveto, l'immobile è lì, a destra, e tenendo sempre la destra, eccola. Ecco, come possiamo ben vedere, questa è una strada facilmente percorribile. Ecco, questo è il nostro appezzamento, questa è la baracchetta, e questa è la strada interpoderale, ecco, e qui ritorniamo all'immobile.